Nuova settimana, nuove mirabolanti avventure ci aspettano con intanto una bella sorpresa. Ho trovato gli osservatori, signori, finalmente. Ebbene sì, si sono palesati. E abbiamo Thomas Pellegrini in Galles per 9 mesi e Caleb Goddard mandato in Brasile per 9 mesi. E speriamo che ci riservino gioie e soddisfazioni, davvero. Allora, io intanto farei l'imprevisto pre-Southampton, giusto per gradire. 3-2-1. Nessuno imprevisto, bene. Allora, tema Ribeiro. Considerando che avete effettivamente ragione, abbiamo 4 centrocampisti ora e il medialone sarebbe il quinto, lo metto a fare il DC. Vediamo se prende punti, poi a fine anno ci si pensa, però lui è intoccabile. Quello sì. Quindi, vamonos. Abbiamo la serie negativa, l'abbiamo evidenziata. Adesso quest'anno abbiamo la terribile rivalità fra Thales e Tom. Io ho veramente paura delle conseguenze. Ne rimarrà soltanto uno, signori. Momento Highlander. Chi fra i due resterà con noi? Sarebbe terribile riperdere Tom un'altra volta, ma io mi rimetto a quello che è il destino, il nostro destino. Dove ci porterà? Non lo so. Bravo, Frances. Robertone si gira benissimo. Può andare uno contro uno. Messo benissimo il Southampton, eh. Messo benissimo il Southampton, eh. Dai, Tom. Zio Tom. Zio Tom. È una. Io non mi fido più di nessuno sotto porta, se non delle punte. Mi dispiace. Grande Robertone che è partito a bombissima. Anche perché la serie negativa, come ben ricorderete, continua, eh. Cioè, se si attiva ogni partita in cui poi perdura, ha il suo imprevisto. Bravo, Red. Mamma mia, che botta terribile che hai preso. Difesa? Difesa? Mamma mia, che si è magnato questo. Mamma mia, che si è magnato quello. Cacciatei. Per Tom. Robertone. Un assist a testa? Interviene Sparza. Ah, Respinto. Chance da Paghito sul calcio calcio d'angolo per d'angolo raddoppiare il 2-0. vantaggio. Pago su Thales. Corner in area. Attenzione, Finalmente! calcio di rigore. Finalmente un rigore! Finalmente! Pago! Pago è tua, eh? No, i rigori sono dei Pago, mi dispiace. Paghito, dove sei? Serve per la crescita dell'overall. Ancora Pago è chance di tua, eh? consolidare il vantaggio. Porca Parata del miseria, portiere. porca! Ipnotizzato, Pago. Corner battuto in mezzo. Evita Al guai. volo, al volo! Con il corpo l'ha tolta dalla porta. Ancora, ci Grande finale piace! dischetto Ci piace! del Non c'è. calcio di Stiamo a più a rigore. tutti i rigori che ci hanno dato. Che non ci hanno dato nelle settimane scorse. Tutti adesso col Southampton, va bene. Ribatte Paco. Paco non te ne puoi sbagliare due di fila, però, eh. Fai il bravo, Occasione da Paco. sfruttare per rafforzare il Ah, vantaggio. beh. Fa centro Paquito. dagli 11 Paquito metri. is here. Come on, Paquito. Come on. Questo sguardo vizioso di Paquito sul gol. Va Difficili riproporzioni bene. del calcio. Robertone di rottura oggi. È incredibile. Robertone, però. No, non palesare con questa chiarezza che vuoi che Thales se ne vada a fine stagione. Passata via, azione che sfuma. Bravo, Red. No! Cerca la rete, la respinta, ma si Lascio. gioca. Io vi direi di Lontano farla così palla da lì. complicata, però, ecco, grazie. Gentilissimi. Cacciatei. Niente, non riesco a Interessante fargli arrivare un passaggio pallone di a Paco. Thales oggi. Non ha Aia, colpo, riesce a aia, sbloccare aia, il aia, niente. portiere. Mamma, Prova ad ma questi accorciare le sotto porta distanze, sono ma delle seghe Pallone affronta una clamorose. giornata complessa. Questo errore potrebbe Meglio per costarli noi. davvero un'occasione per rientrare in Meglio per partita. noi. L'hanno buttata al vento. Ah, regà, Conclude però già la stanno a fare porta. tutto per piallo. Sorprende, Ecco, attenzione, si tanto. riportano in gara per Bravi, l'incubo. bravissimi. Complimenti. Yuhu. Fujimoto? Sempre lui, Punteggio l'incubo. cambiato, No, ora siamo Humo sul Sangue. portavoce Ci di duello. purga tutte le partite, oh. L'arbitro concede So 2 minuti di 10 anni recupero. che ci segna tutte le partite che giochiamo contro di lui. Cacciatei. Assaltato Cacciatei. l'avversario. Fittato da No! qui il portiere. Vabbè, finisce qui. Primo L'arbitro chiude tempo qui il primo tempo. buono. Devo dire. E mai no?
Tavares e Padel sul 2-0. Si può anche far cambio, dai. Visto che Jones che non gioca mai. E Cagetei. Dai, cambi totali. 2-0 con Southampton, me la rischio. Tavares, ho ricevuto minacce sul fatto di tenerlo in panchina. Quindi Tavares, quando può, gioca. No, a parte scherzi. Ma mi ha detto non bruciare pure questo. E visto che la stagione ce lo permette, lo faremo giocare con una certa frequenza. Io non ho grandi aspettative, vi dico la verità. A me mi sembra una gran pippa, nonostante quello che dicono. Che cosa fai? Cioè, è vero che c'è il potenziale per diventare speciale, però, boh. Mamma mia. No, 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 ragazzi, no, però. No, però, così no. Cioè, abbiamo la difesa completamente imbambolata. Ma completamente. Adesso ci stanno Pago e Patel. Coppia d'oro. No, la palla per Tavares. Tavares si gira bene. Guardalo. Bravo Tavares. Dorgu. Quanti tocchi vuoi fare a questo pallone prima di... Mannaggia a te, mannaggia però. Stiamo rischiando di perderla. Io non ci posso credere, ragazzi. Io non ci posso credere. Pensavo di averla in ghiaccio sta partita, invece stiamo rischiando di perderla. Cioè, è un incubo, veramente un incubo. Tavares, fuori sta palla. Ah, beh. No, ragazzi, ma che cazzo la fate? Andiamo all'Onno Stadium perché ha cambiato il punteggio. Prima rete del Franges. Paco, serve un colpo dei tuoi, Paco. Bravo. Manca poco tempo, hanno un'ultima occasione. Tavares. Casadei. Non ci credo. Non ci credo. Il pallone è uscito, si ripartirà con una rimessa. No. È buona. Jones. Oh no. Jones. La palla di Jones. Jones. Fischia l'arbitro. Squadre che escono stanche. Perché hanno dato tutto. È un incubo, ragazzi. È un incubo. È veramente un incubo. Abbiamo evitato la serie negativa. Evitando la sconfitta, ma. Veramente una partita buttata, ragazzi. Comunque, Jones non è più quello che era una volta. Non fa più la differenza come prima, purtroppo. E no, purtroppo no, ragazzi. Capirai, mo' abbiamo il Liverpool. Bisogna pregare di non perdere, ragazzi. Perché la serie negativa me l'attiva in serie negativa ogni sconfitta. Però veramente 3 punti buttati, eh. Completamente buttati. Allora, Carmona. Oh, Carmona è tornato. Ananu, nel senso, tu non hai nessun posto da conservare. Io non vorrei rovinarti i piani, ma... Comunque, Carmona dentro. Famo giocare pure Ananu, titolare. E... ci portiamo... Tavares, io ti voglio bene, però... Insomma, non sei proprio il massimo della vita in questo momento. E... io andrei così. I titolari in fondo sono Robertone e Redondo. 3-2-1. Sempre visto, ok. Ragazzi, non bisogna perdere. Liverpool sta a 58 punti. Sarà difficile. Molto difficile. Estremamente difficile. Ha tirato su di sé grandi attenzioni in questi Carmona giorni. Is back. Il nostro titolare. Benvenuto, amici all'ascolto. Grazie per aver scelto. Carmona, mi raccomando, che oggi è una partitaccia. Bravo Macio. Carmona fuori. Bravo Carmo.
Tutta, Carmo. Guarda. Guardalo, 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 guardalo. Ah! Bravo, addirittura. Addirittura. Carletto di testa, niente, non ci credo. Era bellissima l'azione. Era bellissima. Sale l'urlo dei tifosi, si rendono. Tira, niente, non tira. Non tira. Guarda casa lei. Bravissimo. Guarda, guarda Walter. Non è possibile pure controtempo. Non l'abbiamo. Maledetto Allison. Vabbè, primo tempo abbiamo tenuto, ragazzi. Ma anche rischiamo di vincere, a dire la verità. Io direi. Direi. Non lo so, ragazzi. Casale ha giocato bene, Paquito un po' in ombra, a dire la verità. Andiamo avanti così per qualche altro minuto. Al 60esimo faccio il tappadella al posto di uno dei due attaccanti. Vediamo chi lo fa tirare. Bravissimo Robertone. Paquito. Paquito illumina. Paquito illumina. Bravi. No! È passato. Bravo Franges. Walter. Ti prego, White. So le tue queste, eh. So le tue alla Bale. So le tue alla Bale. So le tue alla Bale. No. Telles. Sì. Fermi. Rompiamo sta serie negativa. Porco tutto. Bene. Mamma mia. Mamma mia. Vediamo il replay del gol. Da sottolineare la mamma mia, ragazzi. Non ci ha pensato su due volte. E ha scagliato al volo in rete. Mamma mia. Talles Magno, finalmente. Posso avere King? Mannaggia la morte, però, raga. Siamo di nuovo in parità. Grazie. Con calma. Ah. Faccio il tappadel. Faccio il tag. Dorgu. Faccio entrare Maino al posto di Redondo. Un po' di dinamismo in più. Patella al posto di Casadei, Talles lo abbasso e basta. Sto colpito dal modo di intendere il calcio dei due tecnici. Eh no, però, ma 1-2. Ecco. Sì, però raga, dai, su, ma l'avevo fatto il contrasto, Frances. Il replay ci permette di ma gliel'aveva tolta. Poteva girare il portiere o scavalcare. Poi Machado ha fatto una marea di parate incredibili. Questa era la più facile. Sì, siete pronti alla prossima serie negativa? Arriva, ma non è detto. Paquito. Paquito. Paquito ci salva la vita. Sempre lui. Paquito. Nei momenti di maggiore difficoltà è sempre lui che si carica sulle spalle tutto il gruppo. Mamma mia. Il 71 più forte del mondo è lui. Futuro pallone d'oro. Io non finisco questa serie fin quando Paquito non alza il pallone d'oro. Basta. Basta. Quest'anno se arriva la chiamata dell'Estonia, io vado a giocare, vado a allenare l'Estonia e Paquito gli faccio vincere pure il mondiale. Ti è. Oh, e basta però con sti cazzarola dei difensori che non rispondono. Ragazzi, non possiamo andare in serie negativa. Per cortesia. Per cortesia. Teniamo almeno il pareggio. Bravi. Porca miseria. Pietà. 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 Cosa fai, Dorgu? Sei pazzo. Sei completamente pazzo. Quando siamo all'87esimo. Bravo! Per il tuo aggiornamento. Passaggio calibrato male, ci sarà la rimessa con le mani. Fregagliela, fregagliela. Soluzione in vista. Va bene così. Ce lo prendiamo il 2-2. Ce lo prendiamo senza nessun tipo di lamentela. Va benissimo, ottimo risultato. Fa tutto brodo. Capito che non vinciamo a 6 partite? Frate, ma che te devo fare? Calendario nefasto. Anzi, abbiamo strappato un pareggio. Dunque, prima partita del nostro Galles.
Sì, ho già visto. La formazione sarà questa, signori. Edwards, Ampadu, Johnson, Payne e White davanti, Bradley dietro. Dovremmo rimpolparla però questa nazionale col tempo. Offerta di prestito per Singh con diritto? Tanto a fine stagione. Poi ci si pensa. Poi ci si pensa. Vabbè, allora mandiamolo a Singh. Ma che te devo fare? Fermi. Prestito per Singh, vabbè. Ciao Singh. Ciao, sì, vai. Se deve diventare un problema, vai. Allora, Akpan da valutare. Amos, un altro. Mohamed da valutare. Prince Ali. Ragazzi, cioè, il principe Ali butta dentro il principe. Wisdom Ali, no. Andrew Ali. Christopher Moore. No, il principe Ali, ragazzi, fermi, eh. Sta nascendo una stella. Intanto, Medialone Ribeiro diventa stopperone fra 3, 2, 1. Niente, oh, non riesco a fargli via un punto d'overall. Porca miseria. Vabbè, stopperone Ribeiro. 5 settimane. Poi, che altro devo sapere? Cambio di ruolo per Silla. Ibrahim diventa S fra 3, 2, 1. 2 punti. Già stavo un pezzo avanti. E Griffiths diventa ES fra 3, 2, 1. Un punto. Vabbè, poteva andare peggio. Va bene. No, mi fate vedere il principe Ali. Ragazzi, principe Ali, buoni tutti. Velocità dribbling, sei l'ennesimo inutile esterno, va benissimo. E AS però, AS, sì. Passaggio 53. Agilità 84, principe Ali. Dai, farci sognare, principe. Principe, ci faccia sognare. Va bene. Allora, chiaramente... No, chiaramente che... Chiaramente che... Dunque, Irlanda del Nord contro il Galles. Allora, io qui direi che le simuliamo... Ah, no, sembrava che non si potesse simulare. Per un attimo mi stavo già... Simulazione. Oh, le seguiamo così. Quelle di nazionale. Per adesso, poi non so quelle di... Cioè, se si fanno decisive, interveniamo, ma... Vincere uno contro uno. Ben posizionato qui il portiere. Per ora, limitato ad accompagnare la conclusione. Io confido nel mio gruppo, meraviglioso. Ha capito subito che la palla sarebbe uscita. Bello che ha appena detto meraviglioso. Uno ha sbagliato lo stop. La squadra è forte però, La squadra è forte, Davis. Signori, La squadra è molto forte. Pallone che viene, ci darebbe anche modo di osservare un po' l'evoluzione di Payne e di Edwards, ora che ci penso. Cross controllato, l'arbitro indica il dischetto. Vabbè, entro io. Signori, entro un attimo. Che qui... Oh no, Bradley ha fatto un altro, pure il nazionale ha fatto il rigore a Bradley. Ma non ci credo. Dannate. No, scusa, se va a vedere play per sapere chi è che ha fatto il fallo da rigore. No! Chi è questo? In porta. Ci pensi tu, Mills? Va bene, ragazzi, si è fatta difficile. Ciao, miseria. Edwards, facci vedere come va al Chelsea, dai. Benissimo, vedo, eh. Io non ci posso credere a quello che è successo. È un incubo. È un incubo, ragazzi. È un incubo. Che è cambiato, ora conducono per 2-0. Payne. Interessante. Pallone in profondità.
Oh, fermi, poni, poni tutti, fermi che questi due funzionano. Prossimi titolari del Wrexham, chi lo sa, chi lo sa. Però intanto, non ma, no, ma mi ha stupito in maniera particolare Payne. Cioè, gli è venuto uno scatto che è una roba clamorosa. Bravo, Bradley. Andiamo, andiamo con Payne. Ti prego. Guarda Edwards. Potrebbe trovare il pari. No, ma quanto ci metti a tirare? Quanto ci metti? Ha tirato 3 ore fa, Edwards. Sveglia. Prenda la bandierina. Bruttissimo. Jones. Adattato a CC. Edwards da fuori. Rigorissimo. Sono d'accordo. Me lo prendo tutta la vita. Chi batte? Ci pensa lui. Ci pensa, tiè. Beccate questa. Il nostro zio Tom. Bene così. Ora che l'ho, che l'ho rimessa, posso tornare. Posso tornare a fare quello che stavo facendo. Niente, raga. Siete in disastro, eh. Siete in disastro, però fatevelo dire, raga. Siete in disastro. Squadra terribile. Terribile. Non ve se può lasciare soli mezzo secondo. Non ve se può lasciare soli mezzo secondo. Payne. Ah. Ma perché non ha, non ha, porca miseria, porca. Arbitro che manda tutti. Che primo tempo della andiamo avanti. Johnson. Bravissimi. Vai da solo. Vai da solo. È tuo, eh? Mannaggia la morte, mannaggia. Pallone allontanato. Ampadu, vecchio amico. Mamma mia! Lo sapevo che lo faceva. Ero certo che l'avrebbe fatto così. Di prima giro. Ragazzi, bellissimo. Bellissimo. Mamma mia cosa ha fatto White. Ha segnato un gran gol clamoroso. Una conclusione a rientrare sulla quale il portiere ha dovuto arrendersi. Veramente, mamma mia, che bello. Questo schema lo esalta, questo schema lo esalta. Edwards. Prova a portare pericolo dalle parti dell'area avversaria. È bellissimo. Si intendono a meraviglia. Si intendono a meraviglia White e Edwards. Sono bellissimi insieme. Ok, me ne posso andare? Ve posso lasciare soli 5 minuti? Me la portate a casa sta partita? Dai, su. Basta che fate danni. Ci serve un portiere decente. Questo Galles. Sarà a noi plasmarlo con l'osservatore. Perché qui la situazione è abbastanza angosciante, fatemelo dire. Senza fallo. Niente. Non ci si crede, non ci si crede. Il suo portiere è una groviera. È veramente una groviera terrificante. Che strazio di partita. Guardalo. Palla molto interessante. Guarda, questo para, questo para. Tacci sua, questo para. Il nostro no. Gioca la corta, gioca la corta, gioca la corta. Ma non te puoi far fregare il pallone. Stai davanti. Pippa maledetta. Intervento dell'arbitro. Bravo. Non te lo dico più che sei una pippa maledetta. Non te lo dico più. Non te lo dico più. Attenzione perché questa non te lo dico più, vale, non è possibile. Ci credo che c'hai sta faccia, Max. Ce l'avrei pure io. Puoi venire? Oh, oh, ma non che cazzarola fate? Ed eccolo il fischio finale. Va bene, un 4-4 inutile. Inutile. Veramente inutile ai fini della partita. Il Belgio ha vinto. Dramma. Dramma. Ci toccherà giocarle tutte? Posso vedere un attimo? Non te fanno vedere. Va bene. Lo guarderò poi. Lo guarderò poi. Gioco fatto benissimo come sempre. Ugo Machado. No. Pedro Almeida. No. Afonso Ferreira. Da valutare.
Adriano Teixeira, butta dentro. Renato Martins, da valutare. Francisco Machado, non ci piace. Breno Neves, non ci piace. Ma pure questo Afonso. Portiamo dentro pure Afonso. Afonso, vai, vai. Facce vedere. Facce vedere. Allora, Adriano Teixeira. Velocità, dribbling, passaggi, esterno. Basta. Basta. Aiuto. Basta esterni. Basta esterni. Basta. Basta esterni. Basta. Afonso. Afonso Ferreira. Afonso un altro esterno. Un altro. Vabbè. Un altro esterno. Passaggio corto 58. 44 viene 0. No, tu stai, anzi, tu. No, neanche S perché peggio mi sento. Che dicono qua? COC? Oh, famo un COC. Io ce la faccio più a vedere esterni. Anche che non è ruolo tuo, chi se ne frega. Tu fai piacere. Dunque, ragazzi, si torna a casa con l'imprevisto. 3-2-1. Sempre. Intanto vogliamo fare gli imprevisti anche per la nazionale? No, lasciamola perdere. Viviamo senza imprevisti, almeno la nazionale, se è possibile. E andiamo. Voglio vedere se riusciamo a prendere 3 punti, anche perché ogni sconfitta può essere letale. E io vorrei evitarla, eh? Non ci sono certi sempre, imprevisti sulla serie negativa che fanno spavento. Mamma mia, White, cosa sei diventato però, White? No! Cosa sei diventato? Sfonda tutto. No! No, ragazzi, dai, pietà di me. Pietà di me. Pietà di me, sotto le gambe, Macio. Calibrato e perfetto. È venuto fuori una conclusione sul primo cioè, palo, ma veramente? Forse non se l'aspettava. White, Casadei, mi devi aiutare. Mi devi aiutare, Casadei, devi salire. Occhio che guadagna metri. Non mi dà il difensore. Non mi dà il difensore. Io sto impazzendo oggi. Si continua a Paco. Di classe. Robertone. Vai, vai. Può nascere qualcosa. È buona. Sì. Sì. Paquito. Paquito è vita. Ossigeno, energia, allegria, speranza, giustizia, è tutto, Paco. Bene. Dai. Sventa il pericolo. Bravissimo King. Ci ha rimesso gli incisivi, ma va bene lo stesso. Robertone, bravissimi. Nello scambio stretto. Guardalo, bravissimo. Thales, sei troppo avanti. Non ti fermà, però. Porca miseria. Il retropassaggio. No! No! L'avevi ripresa, l'avevi. Difesa sbilanciatissima. Pallo gamba. Non ci sono alternative. Ma c'è Robertone che si chiama alternativa di cognome. Mamma mia, 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 mamma mia. Trilli? Direttamente da Peter Pan? Calma. Casadei. Portala fuori, Casadei. Portala fuori, Casadei. Portala fuori, Casadei. Continua ad avanzare. No, Casadei, no, no, Casadei, no, Casadei, non così, Casadei. Va bene. Allora, io ho bisogno di Patel. Patel, Kobe e Robertone si tocca. Bradley a fare un po' di casino, Dorgu. E va bene così, dai. Andiamo. Tutto pronto, comincia con la seconda calma. Azione. Lavora di fisico. Bravo, Rob, tanto. Possiamo interrompere la striscia negativa? E metterci in salvo?
Serve una vittoria, signori. Dammi Bradley, non mi danno Bradley. Da apprezzare qui il tuffo del portiere. Cosa dai? Bravo. Ce la stanno mettendo tutto. Bravo. Per portare a casa la guarda Tom, bellissima la palla di Robertone. Tomagino. Bene. Bello di casa, pure di destro adesso. Bene. Non te fa saltare. Non te fa saltare. Niente, mamma mia, che rischio terribile. Ragazzi, manca pochissimo. Su. Forza e coraggio. Bravo, Casadei. No. La palla di ritorno. Bravo, Dorgu. Giocare di fronte a un pubblico del genere dà una carica. Con lui la palla è sempre in banca. Io però a chi la do la palla qui? La butto in mezzo. Palla che spiove. Non è vero. Interrompe bene l'azione qui. Mia? Non è possibile perdere questi palloni. Palla gamba! Grande calcio targato di Esports. Bravissimo Bradley. Tiella tu. Entrambi hanno un giocatore in grado di trovare tiella tu. Momento. E praticano un calcio veloce. Dovrebbe essere garanzia di spettacolo. Quanto manca? Patel. Provano ad avanzare. La palla. L'idea era buona. Paquito. Paco. Va avanti della sua azione. Paco. Calma, Paco. Si accentra. Zio Tom. È buona. È buona. Roberto. Mannaggia la morte, Roberto. Roberto, meno male che non era decisiva. Meno male che non era decisiva. Tre punti fondamentali. Interrotta la serie negativa. Signori, chiusura di episodio. Ce l'abbiamo fatta. Tre punti benedetti. Ci fanno respirare. Una volta per tutte. Casadei, sei arrivato mo, abbi pazienza, White è stato straordinario, guarda chi lo tocca, vogliamo proseguire su questa strada, bene così. Allora, ma perché gli obiettivi sono in calo? Ingaggia 4 giocatori del tuo vivaio, vabbè, questo si fa. 7 reti inviolate, metà classifica. Eccessione del giovane, vabbè, questo si può ancora fare. Vabbè, ma io non capisco qual è il problema. Cioè, stiamo andando benissimo. Prima stagione, siamo undicesimi in classifica. Mi pare un bel risultato, no? Cioè, siamo una comoda metà classifica. Certo, la zona europea è lontanissima, so 15 punti. Però siamo serenamente lontani dalla zona B. Possiamo fare i nostri esperimenti, le nostre cose. Non ci abbiamo... Scott King, butta dentro! Scott Moss, no. Rodri Winnie, no. Curtis Burgess, non ci piace. Griffiths, non ci piace. Scott Wood, da valutare. E Connor Adams, non ci piace. Oh, già gli ho dato il prestito, eh. Già gliel'ho dato. Già gliel'ho dato, scollatevi. Cioè. Pay più 4, lì più 5, Rizzo più 3. Qualcuno che sta esplodendo c'è, cioè, Edwards più 3. Ferreira 5. Ali 2. Squadra. Ti do la possibilità. Cagliadei, toccherà a te. Toccherà a te. Tanto squadra distrutta fisicamente. Se allora, Robertone è stanco, gioca Casadei. Carmone è stanco, gioca Man. Ananu è stanco, gioca Dorgu. In difesa fiducia Bradley. Fiducia Bradley. E Casadei è stanco, non gioca adesso. Poi lo va bene. Ci portiamo un punk a Tavares. Raimondo, grande acquisto, Raimondo.
E va bene così. Giocheremo così. Con lo United domenica giocheremo così. Intanto siamo a 40 punti con lo United. Sconto diretto. Pensate. E, ragazzi, per il momento questo è quanto. Ora, noi abbiamo... Vorrei chiudere con una cosa. Poco più di 10 milioni. Che io pensavo di spendere, visto che tanto lì sono. Su, ipoteticamente... Per l'anno prossimo, anche come investimento, senza grande... Su coso? Dove cazzarola sei? Mattie! 8/10 milioni? È un 75 di 20 anni. In ottica investimento, non per farci per forza qualcosa, Voglio vedere, visto che i soldi tanto lì starebbero. Se io offrissi 8 milioni... Non possiamo spendere su altro, gli osservatori l'abbiamo fatti. Rivendita al 7. Rimuovi rivendita, aggiungi 400.000 euro. Perfetto. Allora, faccio l'imprevisto di ingaggio. 3-2-1. Ok. Però questo se punta all'inizio serie... No, importante, non ci provà. Sei un 75, sei. Ma che cazzarola. Vabbè, per adesso diciamo va bene. Tanto viene a fine anno, che ce frega. 5 anni, tanto serve come plusvalenza potenziale. 26, va bene. Senti, non decidi tutto tu. Non decidi tutto tu. Io voglio fare il puntiglioso. Ok, almeno un minimo di... Bene. Così a fine stagione abbiamo consumato i soldi. Mi sembra un ottimo acquisto in vista della prossima stagione come rinforzo. E quello del vivaio, fermi. Tanto il principe Ali in AS scatta in un punto solo, Prince. Principe, non è questo che mi aspettavo però, Principe mio. Cioè, io, signor Principe, mi aspettavo di più, signor Principe. Scusi se mi permetto, signor Principe, però io non vorrei offenderla. Ma già ha perso potenziale il Principe, non era più oltre 90? Già l'abbiamo perso il Principe. Scott King, invece, il fenomeno era appena arrivato. È un ED passaggi. Vabbè, tu sei COC tutta la vita, ragazzi. Mi sembri un ottimo COC. Con sti passaggi. Assolutamente sì. E comunque adesso... Io però devo fare in modo che il principe si riprenda. Principe, qual è il problema? Ci dica qual è il problema, Principe. Ci pensiamo noi, Principe. Provvediamo noi. Che gli famo fare, Principe? Sua Eminenza, mi dica che devo fare, io lo faccio, Così avido. Ma Principe, la mando in prima squadra, basta. La libero dalla presenza. La libero dalla presenza e la useremo. La useremo, signor Principe. Signor Principe, assolutamente sì. La useremo, non so dove, non so quando, non so perché, ma la useremo. La useremo e l'aiuteremo a crescere e a riconquistare ciò che è suo. Bene, ragazzi, io direi a questo punto che ci salutiamo. Ci vediamo domenica, dove dovrete votare il progetto della settimana questa volta. E quante partite mancano? Ci mancano 9 partite. Quindi diciamo settimana prossima già saremo di live di nuovo. Vedremo bene quando, come e perché. Però insomma, ragazzi, andata così. Vi mando un abbraccio. E ci vediamo alla prossima.